Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo del diaframma, il muscolo principale della respirazione. Sia che tu stia ricercando un miglioramento estetico oppure semplicemente vuoi migliorare la tua salute o addirittura aumentare i tuoi livelli di energia, questo video fa il caso tuo. Scopriamo perché. Devi sapere che il diaframma, che come dicevo prima è il muscolo principale della respirazione, è il muscolo che separa la vita intrauterina, quindi quella che abbiamo avuto nel grembo di nostra madre per 9 mesi, dalla vita extrauterina, quindi la vita terrena. Infatti la prima cosa che facciamo appena nasciamo è una bella inspirazione col diaframma. Purtroppo, naturalmente, a causa poi di stress, emozioni negative, traumi, andiamo a bloccare in maniera incredibile questo muscolo e quindi tendiamo a respirare con tutta un'altra serie di muscoli che si chiamano muscoli accessori e quindi perdiamo la funzionalità del diaframma. Come dicevo prima, il diaframma ha connessioni importanti sia dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista salutistico. Dal punto di vista estetico, perché è fondamentale mantenere una corretta mobilità e funzionalità del diaframma? Perché ovviamente attraverso il diaframma passano vene e arterie, quindi ovviamente puoi soffrire di ritenzioni idriche, di cellulite, semplicemente perché non hai una buona mobilità del diaframma. Quindi sicuramente è importante una corretta alimentazione da questo punto di vista, un corretto allenamento, ma molto spesso anche una corretta mobilità del diaframma può fare la differenza fra una buona condizione fisica oppure una condizione fisica con ritenzione idrica. Dal punto di vista salutistico devi sapere che il diaframma è collegato con la postura e quindi un diaframma bloccato in inspirazione oppure in espirazione può completamente modificare le curve della colonna vertebrale, quindi aumentando queste curve o addirittura raddrizzando queste curve. Un'altra cosa fondamentale che devi sapere è che nella medicina orientale il diaframma è collegato con il plesso solare, la centralina energetica del nostro corpo. Quindi un blocco del diaframma può sicuramente portarti a scarsa energia, quindi a maggiore stanchezza, e naturalmente maggiore stanchezza vuol dire maggiore apatia, maggiore desiderio di non fare nulla, procrastinare le cose. L'energia è fondamentale assieme all'ossigenazione per stare bene, sereni e in salute. Inoltre devi sapere che quando noi non respiriamo in maniera corretta col diaframma, naturalmente, visto che la respirazione è vita, perché ovviamente dopo pochi secondi che non respiriamo moriremmo, il nostro corpo è molto più furbo e quindi cercherà di utilizzare i muscoli accessori per poter respirare e quindi utilizzerà quali? Quelli del collo, quelli delle spalle. Quindi ci ritroveremo sempre in questa posizione qua, bloccati. Naturalmente, in questo caso, un diaframma che non funziona in maniera corretta porterà anche a dolore al collo, dolore alle spalle, dolore ai trapezi, che non vuol dire avere nessun tipo di patologia, perché magari voi avete un dolore molto forte o invalidante a livello della cervicale, andate a fare una valutazione più precisa e non uscirà nulla, perché ovviamente la cervicale è semplicemente un effetto di un problema, mentre la causa sta ovviamente più in basso, a livello del diaframma. Inoltre il diaframma è collegato con tutti gli organi più importanti del nostro corpo: fegato, reni, milza, cuore. Devo ricordarti che il nostro corpo umano non è diviso per settori. Un organo che non funziona bene ovviamente porterà anche al muscolo collegato direttamente a questo organo a non funzionare bene. Di conseguenza anche un muscolo che non funziona bene porterà l'organo direttamente correlato a questo muscolo a non funzionare bene. Visto che il diaframma è un muscolo centrale ed è vitale per la respirazione, ma anche per tutto il resto, perché come dicevo prima è collegato con vene arterie, quindi con l'aspetto estetico, è collegato con la postura ed è collegato con i livelli energetici del nostro corpo, devi assolutamente pensare di ricreare una giusta mobilità del diaframma per poter godere di ottima salute ed essere in perfetta efficienza fisica. Bene ragazzi, con oggi abbiamo concluso. Come sempre mettete un bel mi piace, una condivisione in modo tale che anche i vostri amici possano conoscere queste importanti informazioni. Se volete potete naturalmente mettere mi piace alla pagina Simone Losi Personal Trainer Genova, in modo tale da continuare a seguirmi nei prossimi video. Alla prossima!